Questa è la notte, questa è la città, questo è lo stadio e questa è la partita, perché una maglia come quella nerazzurra non può rimanere fuori dalle grandi d'Europa. Buonasera, gentili ascoltatori, dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Buonasera da Fulvio Collovati e da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Daniele Bulgarini sono pronti a raccontarvi il penultimo confronto della fase a gironi della Champions League, del gruppo G della Champions League. Inter con vittoria Pilsen, con una vittoria i nerazzurri appunto sono agli ottavi di finale della Champions League, o come amiamo chiamarla noi, la Coppa dei Campioni. Combatti, recita lo striscione in curva nord in tinta nerazzurra, mentre la sigla della Champions League dilaga nel catino del Giuseppe Meazza di Milano. 70.000 spettatori sugli spalti per spingere la formazione di Simone Inzaghi verso quello che poco fa il direttore generale Beppe Marotta ha definito un grande risultato, appunto l'approdo agli ottavi di finale della Champions League. E questo è il ruggito di San Siro. Bastoni che attacca dalla posizione di mezzo sinistro, si ferma il 95, serve largo a beneficio di Federico Di Marco vicino alla fascia laterale di quest'ultimo, con la maglia numero 32 punta l'avversario, cerca lo spazio per andare attraverso, lo trova in mezzo, arriva Lautaro Martinez, manca di pochissimo l'impatto col pallone da posizione favorevolissima. Di Marco da sinistra si fa vedere dalla posizione di interno, Çalhanoğlu va in verticale, limite del rigore Lautaro Martinez, la sponda con il Dzeko, il tetto di rigore, triangolazione Di Marco, parte il tiro, il miracolo del portiere Stanek, mentre Dumfries arrabbiatissimo con Di Marco avrebbe voluto il pallone in mezzo, era completamente libero, ancora un traversone, colpo di testa Mkhitaryan alla parata, poi Di Marco il pallone sull'esterno della rete, Mkhitaryan lo scambio con Dzeko, Lautaro, Mkhitaryan è solo, sinistro, ancora un miracolo del portiere della vittoria Pilsen Stanek, ma la posizione di Mkhitaryan era di fuori gioco, questa azione avvolgente bellissima con gli inserimenti di Mkhitaryan, però Di Marco sta riuscendo, i nerazzurri ancora Dzeko di sponda bene per Barella che attacca da sinistra, corre Di Marco, linea di fondo, cross basso, Dzeko questa volta incontra bene il pallone, non riesce però a direzionarlo con l'interno del piede sinistro all'interno dello specchio della porta. Attenzione Bastoni sulla corsia di sinistra, prova ad andarsene, salta l'avversario, il cross secondo palo, colpo di testa, rete, ha segnato l'Inter esattamente al minuto 35 nel corso del primo tempo. Mkhitaryan cambia il parziale a San Siro, 1-0 per l'Inter, meritato il gol dell'armeno, secondo palo di testa senza nemmeno staccare, semplicemente appoggiando la palla oltre la... Non è assolutamente saltato, non ci crede nemmeno lui, ma per l'ennesima occasione, l'ennesima volata da parte di Di Marco sulla faccia sinistra, in questo caso però non era Di Marco ma era Bastoni, sempre sulla faccia sinistra, questo duo imperverso su quella fascia, Bastoni Di Marco, in questo caso Bastoni ha servito un cioccolatino sul secondo palo, dove il portiere praticamente inerme non è assolutamente uscito e secondo me non si è reso conto nemmeno lui, guarda, nemmeno lui, perché probabilmente devo dire che però insomma la vediamo, perché secondo me Mkhitaryan l'ha chiamata anche a Dzeko, che si è abbassato perché pensava la colpisse Dzeko, hai capito, prima di lui non l'ha colpita Dzeko, ha avuto, come posso dire, una reattività esatto, di testa, e l'ha messa sul pallo alla sinistra del portiere. Insomma, ciò che conta è che l'Inter si è meritato, è che l'Inter si è in vantaggio per 1-0 alla 35esima, non c'è dubbio che l'Inter abbia meritato questo gol di Mkhitaryan. Ora Inter nella metà campo avversaria con Barella dalla posizione di mezzo destro, il taglio verso Di Marco in area di gol, la sinistra la ferma, la mette in mezzo, ecco, e di Dzeko ha raddoppiato l'Inter esattamente al minuto 42 nel corso del primo tempo. Edin Dzeko, il numero 9, giocatore come detto di categoria superiore, ha immediatamente capito come sarebbe andata a finire questa storia, attaccato in secondo palo, ha semplicemente aspettato il cross di Marco e ha appoggiato il pallone nella porta sguarnita. L'Inter è in vantaggio per 2-0, l'Inter vede gli ottavi di finale della Champions League. Ci sono, consentimi di sbilanciarmi, ci sono, gli ottavi ci sono, perché questa squadra, e ripeto, molto ma molto modesta, il Vittorio non può mettere in difficoltà quest'Inter. Hai visto, con tre passaggi è andata in porta. Barella, lancio lungo sull'inserimento, l'ennesimo inserimento da uno degli uomini migliori.
di Marco sul secondo palo, stop, palla sul secondo palo, e Dzeko ha capito, fatto sta che poi la prima cosa che ha fatto è andata da bracciare Di Marco. Perché? Perché tre passaggi si va in porta, lancio lungo per Di Marco, stop, cross di prima sul secondo e chiusura da parte, tre passaggi, cosa molto bella. Bisogna seguirla però l'azione, bisogna capire dove si deve andare. Assolutamente. Bisogna essere di Dzeko, insomma. Assolutamente. E non è sicuramente facile. Nel frattempo Stanek rinvia il pallone mentre si scatena per San Siro, ovviamente in questa serata interista che deve essere una serata di festa per portare i nerazzurri di Simone Inzaghi agli ottavi di finale della Coppa dei Campioni. Colpo di tacco, Barella, Lautaro di tacco, Cialanoglu, limite dell'area, frenata, Mkhitaryan, palo del giocatore armeno con il piatto destro, ha misurato letteralmente la potenza e la direzione e della tira, è andato a cogliere il montante, continua ad imperversare Federico Di Marco, evidentemente grande condizione atletica per l'ex giocatore della Verona che sta diventando il punto fermo, uno dei punti fermi di questa squadra. Eccolo di nuovo innescato da Cialanoglu con il prima in mezzo, Lautaro, e il miracolo di Stanek che riesce a mettere il pallone sul fondo sulla stoccata di esterno destro del toro argentino che aveva anticipato Perez, è riuscito a centrare lo specchio della porta, ha trovato però la deviazione dell'estremo difensore del Vittoria Pilsen in angolo, come dice sempre Fulvio Collovati. Tre passaggi. Uno, due, tre, tre passaggi, lancio di Marco di prima, in mezzo Lautaro, sta in precedenza, l'aveva fatto Dzeko e ha fatto gol, adesso l'ha fatto Lautaro, è andato vicino al gol, tutto molto bello, tre passaggi, e questa è la conferma, al di là della modestia dell'avversario che l'abbiamo sempre sottolineata, della reattività dell'Inter, di un Inter completamente diverso rispetto a un mese fa. Sbaglia questa volta il numero 23, Kalbach recupera palla all'Inter, Barella prova ad andarsene, viene in qualche modo fermato ma c'è Danfries alle sue spalle all'altezza dell'asse sinistra del terreno di gioco. Ecco Di Marco in possesso della sfera, mettere nuovamente in movimento proprio Barella in area, Lautaro Martinez, palla sul destro, Dzeko sinistro ed in Dzeko, doppietta per lui sull'assist di Lautaro Martinez col piattone a cercare quel palo più remoto lì dove Stanek non può arrivare. 3-0 per l'Inter, questo diciamo è il parziale che meglio fotografa l'andamento della partita. Gli applausi di Romero Lukaku, i compagni, i suoi compagni del pacchetto avanzato, non fa gol Lautaro Martinez ma fa assist per il suo compagno di reparto Edin Dzeko che questa sera fa doppietta. Dobbiamo raccontarlo perché tutto troppo facile, Lautaro Martinez che riceve un pallone praticamente sulla lunetta del calcio di rigore, lo ferma, impatta, c'è, che c'è, però si c'è un gira, controllo VAR, con calma, c'è un controllo VAR per una posizione forse in partenza, forse di offside di qualcuno, vediamo cosa succede. Comunque si gira, gol. Niente, cosa fa? Praticamente si gira, da un pallone al vertice del, no al vertice, alla lunetta del dischetto del rigore, un rigore in movimento da parte di sinistro. Sì, se lasci due metri di spazio a Dzeko in area di rigore. No, ma è una gol, assolutamente. Insomma, è una specie di arachiri, la piazzata col ha guardato la porta, guardato il palo più lontano, tutto l'ha piazzata facile, come si farebbe in allenamento, sì, tutto veramente troppo facile. Niccolò Barella che ne è ancora per sprintare, va a mettere in movimento Correa, deve giocare di sponda con un compagno, ci riesce in seconda battuta, Mkhitaryan fa filtrare comunque nonostante il tocco dell'arbitro a beneficio di Gossens, attacca Danfries da quella parte, si libera Lautaro Martinez, Danfries mette palla sul destro, ma la conclusione dalle spinte in corner di Stanek, tiro con la bandierina in favore dell'Inter, pronto anche Gagliardini a entrare in campo, il pubblico di San Siro sta scaldando le ugole e sta scaldando la voce per l'ingresso in campo di Romero Lukaku, fuori dal terreno di gioco Lautaro Martinez, autore seppur senza gol di un'ottima partita al suo posto. Eccolo qua il numero 90 che entra, ritorna in campo dopo quel sicuramente non diciamo così da ricordare 28 di agosto, non semplice da ricordare 28 di agosto, applausi
per Lautaro Martinez, anche per lui standing ovation. Gagliardini al posto di Mkhitaryan, devono battere il 5 a bordo campo Lautaro Martinez con Romero Lukaku, il pubblico di San Siro che adesso può finalmente gioire per il recupero e rientro in campo del suo numero 90 di Romero Lukaku. 38 minuti sul cronometro, 7 e mezzo da giocare più o meno per il giocatore belga, al suo rientro in campo dopo due mesi vedremo se regalerà addirittura la soddisfazione del gol a se stesso e i tifosi dell'Inter. Barella che dialoga con Skriniar da posizione di mezzo destro, Slani che si fa vedere, sta per scoccare il 40esimo minuto, il lancio per Gosens preciso in area di rigore, chiede palla a Romero Lukaku, arriva Correa, Correa a destro, ribattuto anche questo da Perisa. Tutti vorrebbero che il pallone finisse sui piedi di Lukaku, perché vogliono il pubblico di San Siro, i tifosi dell'Inter vogliono il cross per Lukaku che ora in aria prova la rovesciata, buca il pallone, non riesce, commette fallo, il gioco pericoloso ai danni dell'avversario, però è chiaro che adesso spinto anche dal calore del pubblico il belga provi anche le cose più complicate. È una cosa meravigliosa, perché se tu pensi, hai detto una cosa che io sento, l'avverto in campo, l'avverto, cioè tutti vogliono fare qualcosa per dare il pallone a Lukaku, perché poteva benissimo Correa calciare nel pallone precedente, ne si è cercato di servire Lukaku in mezzo, lo stesso Gosens, per cui evidentemente... Però questo è una testimonianza che lo spogliatoio è, no, è granitico, eh? Se tu pensi che si parlava di... Guarda che il calcio è strano, il calcio è incredibile, un mese e mezzo fa, quando l'Inter non riusciva ad ottenere risultati, squadra contro Inzaghi, in trasferta, si parlava di Inzaghi, squadra spogliatoio smembrato, contro Inzaghi, tutto. Adesso improvvisamente tutto, evidentemente ci saranno stati anche dei chiarimenti, questo è fuori discussione, però insomma a volte si esagera. Veramente nei giudizi a volte, mentre attenzione che l'Inter attacca in contropiede con Barella, Barella palla al piede, va centralmente, il pallone per Correa in area di rigore, stop orientato a cercare la conclusione con il destro accentrandosi all'Argentina, ancora una volta Perisa che interviene e recupera dalla parte opposta Gagliardini, da terra in acrobazia riesce a domesticare un difficilissimo pallone, poi i bastoni per Aslani, Lukaku, limite dell'area, spalle alla porta per Correa, triangolazione, Lukaku, sinistra! Ha segnato l'Inter e ha segnato Romelu Lukaku sul tocco di ritorno preciso del Cucu Correa, il numero 90, ha fulminato con il sinistro dall'interno dell'area di rigore Stanek. Tutto ciò che voleva San Siro si è puntualmente verificato al minuto 42 nel corso della ripresa, nel quarto gol grippato Romelu Lukaku. E ti posso dire, l'ho chiamato, ha ricevuto il pallone come voleva lui, quando voleva lui e come in Di Marco modo che voleva lui. Ma da Di Marco l'abbracciato. Ma lui sai cosa ha fatto? Ha praticamente, lui tocca l'uomo, il difensore, lo tocca praticamente, cosa fa? Riceve il pallone e poi praticamente col difensore alle spalle lo evita, si mette il pallone sul sinistro, chiaramente il difensore ingenuo, ma con il suo strapotere fisico riesce ad evitare il contatto e poi calcia indisturbato alla destra del portiere. Quando lui un si gol alla Lukaku, esatto, possiamo dire, dentro l'area di tutto l'ha fatto nell'area esatto di rigore, attenzione, perché quando gli concedi l'appoggio con la schiena l'appoggio di fisico è quello che i difensori non capiscono, perché gli concede, lui è quello che vuole, lui la prima cosa che fa, io l'ho notato, la prima cosa che fa va a cercare l'appoggio, certo, del difensore, si appoggia e poi si Paperno, gira, si appoggia, si gira e poi sui primi due metri non ce la fai più, anche perché si mette davanti alla traiettoria del pallone, lui pesa e quando 90 lo prendi chili, più 90 kg, esatto, ti appoggia, è pesante. Attenzione ancora Lukaku, lanciato in campo aperto, posizione di mezzo destro, dice a Correa dove deve incrociare, gli serve uno splendido pallone, Correa a destro, la parata di Stanek sulla conclusione piondata del Tucu Correa che si dispera guardando gli spettatori della gradinata come a dire maledizione, non sono riuscito a far il gol. 48esimo e 10 secondi, l'arbitro dice che è finita e che l'Inter è agli ottavi di finale della Coppa dei Campioni dopo la partita perfetta, quella giocata contro il modesto, d'accordo, Vittoria Pilsen, ma non si doveva sbagliare e l'Inter non ha sbagliato con Inzaghi in tribuna, con Parris in panchina a sostituirlo. Vi abbiamo detto dei gol, vi abbiamo detto della prestazione, vi diciamo soprattutto che quest'Inter, Fulvio Collovati, non so se sei d'accordo con me, con questa nuova fiducia ritrovata e Lukaku ritrovato, può veramente pensare ad un campionato diverso. Ma sono d'accordissimo,
esprimo velocemente con questa rosa, come giustamente hai detto tu, con un Lukaku ritrovato, con questa euforia, con questa empatia che c'è, i giocatori hanno ritrovato la condizione, soprattutto lo spogliatoio, si è ritrovato un'unità nello spogliatoio, questo è niente che anche in campionato può far paura. Eh sì, effettivamente è così, tutte le squadre quando vanno bene ritrovano spogliatoio e buon umore. Viene da 5 vittorie consecutive. 5 vittorie consecutive, le critiche arrivano sempre ovviamente quando si perde e magari si fantastica di spogliatoi spaccati, di allenatori che non sono più in grado di allenare, ma insomma questo è il pallone e la critica come lo è sempre stata, da che pallone è pallone appunto. A me non resta che ringraziare, gentili ascoltatori, per la preziosa collaborazione tecnica Daniele Bulgarini, per i più che mai opportuni interventi. Accanto a me in postazione cronaca Fulvio Collovati, Francesco Repice. Grazie Francesco, buonasera a tutti voi. Nel ribadirvi che l'Inter ha battuto il Vittoria Pilsen per 4-0 grazie alle reti di Mkhitaryan, la doppietta di Dzeko e il gol di Romelu Lukaku al rientro in campo dopo 2 mesi, conquistando gli ottavi di finale della Champions League, o come preferiamo chiamarla sempre noi, la Coppa dei Campioni. Augura a tutti i radioascoltatori un buon proseguimento di serata.